Lo ricordo, ah beh, lo ricordo con piacere perché era una persona squisita, una persona veramente che ci teneva per quella maglia, che ci teneva per noi tifosi. In ogni squadra che andava ha lasciato un segno, e qui ha lasciato un segno indelebile, veramente una persona eccezionale. Dispiace purtroppo che ci ha lasciato, ma Mauro era veramente un ragazzo d'oro. Qual è il ricordo più bello che ti viene in mente? Il ricordo più bello era quando lui a volte stava in panchina, no? Perché non è che giocava spesso, quando si riscaldava sembrava che sempre aveva mal di schiena e quindi ci è rimasto impresso. Infatti quando noi andavamo a vedere prima il riscaldamento, perché prima lo spogliatoio era situato in un'altra parte, non dove stava, e quindi noi i ragazzi andavamo a vedere questo riscaldamento, che allora ci stavano tutti i minussi, Cotral, insomma tutti questi giocatori. E noi andavamo a vedere Pandani quando si riscaldava, era veramente meraviglioso perché a parte spronava tutti i suoi compagni, poi tutti dipendevano da Mauro Pandani, era un leader. E io mi ricordo questo riscaldamento che lui, gli altri si impegnavano e lui si impegnava di meno, però in campo era veramente, era un Rivera della Serie C. Per le giovani generazioni, ricordiamola quella formazione dell'Avellino. Minussi, Cotraro, Piaser, Zucchini, Piccinini, Fraccavani, Palazzesi, Zoff, Marchesi e Pantani Nobili. Avellino del 1972. 72, 1972. Io avevo 14-15 anni, quindi sono del 58, quindi avevo 14-15 anni, E ma avevi ancora i capelli. avevo molti capelli, avevo molti capelli. Poi ricordo quella finale, cioè la finale, quella partita con il Lecce, che là veramente lo Zoccolari allora era pieno, era strapieno.